Si può vivere senza lavorare, ma abbiamo degli esempi di persone, di classi sociali che sono vissute senza lavorare. Per esempio, l'aristocrazia si faceva un principio di non lavorare, oppure di persone che hanno perso il lavoro e che vivacchiano senza lavorare, oppure delle persone che fanno dei lavori illegali. Ma pensiamoci un momento. L'umanità non è sempre vissuta lavorando. Noi abbiamo questa rappresentazione un po' mitologica in cui c'è un signore barbuto che scaccia Adamo ed Eva dal paradiso e dice adesso andate a lavorare. Ma la verità è che questo rappresentava un momento della storia umana che ha coinciso più o meno con il momento in cui gli umani hanno cominciato a diventare contadini e quindi hanno introdotto il lavoro nella loro vita. Prima non era così, i cacciatori e i raccoglitori vivevano senza lavorare. E perché non immaginiamo che ci potrebbe essere un'altra epoca che magari incomincia adesso, che potrà permettere all'umanità di vivere senza lavorare? Come si fa questo? Ma banalmente trasformando in positivo quello che è una nostra ossessione, cioè che le macchine ci porteranno via il lavoro. È vero, le macchine ci porteranno via il lavoro per l'eccellente motivo che per poco che costi una macchina non ha diritti, non muore, non si ammala, non richiede trattamenti pensionistici, quindi è sempre conveniente la macchina rispetto all'umano. Il problema è allora, l'umano che fine fa? L'umano diventa molto importante. Importante perché le macchine non sanno assolutamente niente, né hanno nessuna intenzione e non farebbero assolutamente niente senza che ci siano degli umani che impongono alle macchine i loro gusti, i loro desideri, le loro passioni. Ed è proprio tutto questo che sta facendo funzionare il mondo. Notate questo, il consumo una volta non lasciava traccia, io mangiavo un panino, non aveva più traccia del panino. Tutto quello che invece adesso facciamo sopra il web, tutto questo produce valore, perché noi lasciamo delle tracce, queste tracce possono essere recuperate non per ragioni di spionaggio, per esempio, come spesso immaginiamo, ma semplicemente perché con questo si crea dei sistemi di automazione. Di ogni cosa, pensate, i traduttori automatici funzionano così bene perché? Bah, banalmente perché sono miliardi di persone che usano questi traduttori e li perfezionano. Vale così per tutto il resto. Chi paga in tutto ciò? Beh, bisogna riconoscere che lavoriamo senza saperlo, cioè in fondo Marx aveva detto l'operaio è meno fortunato che il servo della gleba da un certo punto di vista, perché il servo della gleba sa che quando lavora sul campo del padrone non lavora per sé, mentre l'operaio non sa qual è il momento esatto in cui cessi di lavorare per sé e comincia a lavorare per il puro guadagno del padrone. In un certo senso per noi succede la stessa cosa, cioè è molto di più perché bambini, anziani, pensionati, disoccupati, tutti quanti producono valore sul web e questo valore non viene ancora riconosciuto. È proprio questo valore che permette, d'altra parte, l'automazione e tutto quello che viene prodotto adesso con tutta questa efficienza che non esisteva prima. Dunque, una volta che tu hai riconosciuto questo, fai delle tassazioni giuste e permetti un welfare, cioè un welfare digitale. Il welfare del XX secolo socializzava il lavoro industriale. Il welfare del XXI secolo deve socializzare il valore che ognuno di noi produce senza aver coscienza di star lavorando. Per esempio, interagendo con qualche apparato sul web produce valore. Questo deve essere riconosciuto. Ovviamente, c'è un problema che resta aperto, e cioè che cosa facciamo di tutto il tempo che ci resta? Era il vecchio problema che si poneva a Keynes. È un problema verissimo, ma è un problema che si risolve attraverso l'educazione, la cultura e lo sviluppo di ciò che è propriamente umano in noi. Non abbiamo bisogno di diventare protesi delle macchine. Facciamo in modo, come di fatto è avvenuto, che le macchine diventino davvero le nostre protesi.